Si salvò solo un mozzo, Bertrand, che riuscì a gettarsi dalla nave, ma le 140 vittime di quel traghetto che stava andando verso l'isola d'Elba sono poi scolpite in quella lapide che proprio sul molo del porto di Livorno li ricorda, e il 10 di aprile vengono tutti letti, salvo poi un fiore per ciascuno, lo gettiamo nel mare. Ecco, io i crisantemi che li vogliono ricordare lo lascerò oggi sul tavolo della biblioteca che abbiamo chiamato Armadio della Memoria, qui in Piazza dell'Unità d'Italia a Firenze, dove abbiamo la sede della regione, proprio per dare il senso di questa iniziativa che vuol raccogliere, questi sono i libri, quella che è la documentazione che poi serve a qualsiasi cittadino toscano per risalire attraverso l'armadio della memoria allo studio, alla riflessione, all'approfondimento di quello che accadde. Perché molti punti sono ancora oscuri di quella vicenda. Per fortuna la commissione d'inchiesta animata dal Parlamento italiano ha rimesso in discussione tanti degli aspetti che poi portarono nei processi all'assoluzione, assolutamente incongrua, di potenziali responsabili.